Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema Harry Potter, un video super super speciale, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, come sempre, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete un paio di calzini in omaggio con ogni ordine e il codice è riutilizzabile all'infinito e sempre su Pampling trovate naturalmente tantissime magliette come questa che indosso oggi a tema Harry Potter, che vi avevo già mostrato su Instagram un po' di tempo fa e che io adoro perché è piena di riferimenti alla saga, di oggetti, horcrux, personaggi, è davvero fighissima. E come questa ne trovate tantissime altre e anche di altri fandom. Trovate tutti i link in info box, dove trovate anche il link relativo alla mia vetrina Amazon, dove acquistando tramite uno qualsiasi dei miei link aiuterete il canale a supportarsi. Detto questo, ragazzi, io direi di cominciare. Oggi un pacco davvero, davvero speciale. All'incirca un mese e mezzo fa, stavo scrollando la mia bacheca di Facebook sul mio telefono e mi sono imbattuto in alcuni oggetti realizzati in legno a tema Harry Potter che venivano ripresi dalla saga. Mi sono incuriosito, ho seguito naturalmente la pagina e mi sono messo in contatto con questo ragazzo che si chiama Marco e che io non smetterò mai di ringraziare. Abbiamo un po' parlato, mi sono complimentato per quello che realizzava, perché lui insieme a suo padre ha una falegnameria che vi consiglio assolutamente di seguire, si chiama il Marchingegno e trovate sotto il link in info box sia della pagina Facebook che di Instagram. E ragazzi, Marco è davvero bravissimo, è un vero e proprio artista del legno. E è stato così gentile da inviarmi questo pacco pieno di cose a tema Harry Potter, che naturalmente potrete anche voi acquistare tramite lui o personalizzare sempre tramite lui, sia in misura, dimensioni, in quello che volete, è davvero super super disponibile. Io inizialmente l'avevo contattato perché volevo commissionare una mano di Mina Lima. Per chi non la conoscesse, la mano di Mina Lima si trova spesso appesa all'interno dei negozi di appunto Mina Lima, come quello che c'è a Londra o che c'è in Giappone, e la trovate anche sul sito, ad esempio in forma digitale per cambiare pagina all'interno dello shop o ad esempio all'interno del Ghirigoro, ce ne sono alcune. E questa mano la cercavo da tempo, è impossibile da trovare, non esiste una ufficiale e quindi volevo commissionarne una realizzata in legno. Marco è stato davvero gentilissimo e ha deciso di regalarmela, ma ragazzi, io ho già fatto un altro ordine da Marco e sta realizzando per me qualcosa di spettacolare. Ragazzi, non perdetevi i prossimi video perché arriverà un unboxing davvero mai visto prima, un oggetto assurdo. Ma adesso direi di dare un taglio alle chiacchiere e di cominciare a guardare cosa c'è all'interno di questo pacco. Il pacco è già aperto perché Marco ci teneva a spiegarmi tutti i materiali utilizzati per realizzare questi oggetti in modo che potessi spiegarveli nel miglior modo possibile. Quindi adesso andiamo a rimuovere la parte superiore di questo pacco e ragazzi, all'interno c'è davvero di tutto. Ragazzi, voi non avete davvero idea del profumo che fuoriesce da questa scatola. Si sente l'odore del legno, l'odore della cera utilizzata per proteggere questo legno. È davvero già un'esperienza olfattiva aprire questa scatola. E all'interno direi di cominciare col primo oggetto che è appunto la mano di Mina Lima. E ragazzi, eccola qui. È pesantissima, è davvero molto molto pesante ed eccola qui. Sicuramente adesso guardandola vi renderete conto di cosa sia effettivamente questa mano di Mina Lima e l'avete sicuramente già vista da qualche parte. Questa mano è realizzata interamente in legno di faggio, pesa davvero un botto, pesa tantissimo. È stata invecchiata a carbone ed è dipinta con una vernice in oro antico, perché è proprio così che la volevo. La mano di Mina Lima è in oro e ragazzi, io sono davvero entusiasta del risultato. Naturalmente potete anche voi commissionarla a Marco. Io sono stato il primo perché lui non l'aveva mai realizzata, quindi
io ho chiesto espressamente questo prodotto e lui l'ha realizzato velocissimamente, davvero in pochissimo tempo. E naturalmente potete ordinarla anche in dimensioni più piccole, più grandi, con dei gancetti qui in alto per appenderla da qualche parte, come accade nei negozi di Mina Lima. E sul retro, come vedete, c'è inciso qui il logo del Marchingegno, quindi prodotto ufficiale il Marchingegno. E ragazzi, io sono rimasto davvero super super colpito dalla qualità, dal dettaglio, dalla pulizia, di come è pitturato. Davvero sono super super contento. Io non so se in camera voi riuscirete a vedere questo effetto oro antico, ma è davvero molto molto bello e non vedo l'ora di metterla in libreria assieme alle altre cose. E ragazzi, non finisce qui, perché questo è il pezzo che ha dato il via a tutto, ma c'è un sacco di altra roba. E ad esempio ci tengo a mostrarvi questo, che è un prodotto che viene regalato fino ad esaurimento scorte con ogni ordine. E anche questo è un prodotto che possiamo associare ad Harry Potter. È un tag in legno con su la dicitura doxicida, quindi una sorta di repellente per doxy. Tutto quello che potete vedere scritto qui sul legno e anche sul retro, ci sono delle istruzioni, sono incise a fuoco. E ragazzi, in questo caso si tratta di legno di cipresso. Questo legno è profumatissimo e, come riporta la dicitura sul retro, è un antitarma e antitarlo naturale. Quindi questo va letteralmente preso e posizionato o all'interno di un cassetto o nel vostro armadio, in modo da proteggere i vostri abiti. È davvero super super carino, mi piace l'idea di averlo associato al doxicida, quindi ad un, diciamo, insetto, ad un animale che è presente nella saga di Harry Potter. E quindi ottima ottima idea, mi è piaciuto tantissimo trovarlo all'interno del pacco. E come vi dicevo, questo vi viene regalato con ogni ordine fino ad esaurimento scorte. E poi non è ancora finita qui, perché ragazzi, guardate cosa mi ha inviato Marco. Anche queste vanno a Ruba nel suo shop e si tratta della candela fatta con la colonna vertebrale. Voi avete già visto la mia, che ho stampato in 3D. E invece in questo caso si tratta di una vera colonna vertebrale, ma ci teniamo sia io che Marco a precisare che è prelevata da una cerva reale morta di morte naturale, quindi è assolutamente cruelty free. Quindi non è che vengano uccisi animali appositamente per fare queste candele, è una sorta di recupero degli scheletri. Quindi in questo caso Marco realizza con queste colonne vertebrali di cerva reale queste candele. Qui in alto abbiamo una vera e propria candela, quindi che può essere anche accesa e poi sostituita una volta consumata. E poi, ad esempio, nel mio caso abbiamo questo supporto triangolare in legno. Ma non tutte sono realizzate in questo modo, così a sospensione. Potete anche richiedere di mettere la base al di sotto. In questo caso la mia base è in legno di castagno, che è quella che viene adoperata solitamente quando disponibile, altrimenti potrebbe essere utilizzato anche un altro tipo di legno. E ragazzi, io la trovo molto molto interessante, molto bella. Sicuramente in una collezione a tema Harry Potter ci sta benissimo. A me, vedendola, richiama subito Hogwarts, ad esempio, o l'aula di pozioni di Piton. Quindi secondo me è davvero molto molto bella, la trovo davvero fantastica. Ci sono tantissime dimensioni, più grandi, più piccole. Davvero ci si può coordinare con Marco in modo molto molto lineare. È super disponibile ad ascoltare quello che vi interessa. E vi faccio già un piccolo spoiler: realizza anche degli specchi, delle brame in tantissime misure. E probabilmente quello che arriverà a me a breve potrebbe essere uno specchio delle brame non tanto piccolo, ma non voglio anticiparvi altro. E ragazzi, andiamo ancora avanti, perché c'è ancora tanta roba da scoprire. Ma adesso passiamo all'oggetto che più profuma all'interno di questa scatola, e si tratta di questo oggetto decorativo a tema Minerva McGranite. Marco mi ha chiesto quale fosse il mio personaggio preferito. Voi sapete benissimo che si tratta della professoressa McGranite, e mi ha realizzato questo
oggetto da mettere in esposizione che è realizzato in legno di pioppo, è inciso naturalmente a fuoco. E la cosa che mi fa impazzire è appunto il suo profumo, perché è stato tutto ripassato con della cera d'api. E ragazzi, anche soltanto metterlo in libreria e tenerlo in stanza dà un profumo all'intera stanza che è qualcosa di pazzesco. Ovviamente anche questo sul retro ha il logo del Marchingegno impresso a fuoco. Anche la base è molto semplice, molto carina, con Minerva McGranite scritto sul fronte. Mi ha anche fatto scegliere se scriverlo in inglese o in italiano. Io ho optato per la traduzione italiana. E poi ecco che abbiamo la nostra Maggie Smith e abbiamo anche questa sagoma di gatto. A me piace davvero moltissimo, la metterò in libreria vicino ai libri appunto della saga. E naturalmente potete scegliere anche in questo caso qualsiasi personaggio, ad esempio Piton, Voldemort, Harry, chiunque voi vogliate. E naturalmente Marco è libero anche a altre idee. Io ho dato l'idea della mano di Mina Lima, voi magari potreste avere un'altra idea, proporla a Marco e lui sarà sicuramente capace di realizzarla, perché è davvero bravissimo. E infatti voglio mostrarvi anche questo, che è un prodotto realizzato in pino e abete, e ragazzi è qualcosa di pazzesco. Mi ha inviato questo. Questo è il cartello segnaletico, abbiamo qui in alto anche due piccoli occhielli per poterlo appendere, il cartello segnaletico di Nocturne Alley. E ragazzi, è qualcosa che io non avrei mai pensato di poter avere in collezione, è davvero bellissimo. Abbiamo la mano che indica, proprio come quella che vediamo nel film, e poi abbiamo tutta incisa nel legno la dicitura Nocturne Alley, che Marco ha poi dipinto a mano all'interno. È davvero un lavoro certosino. Sul retro abbiamo sempre il suo logo impresso a fuoco. E ragazzi, guardate che figata! Io lo trovo davvero bellissimo e non vedo l'ora di trovargli posto all'interno della mia collezione. Anche questo potrete ordinarlo, potrete personalizzarlo. Lui è sempre, come vi dicevo, super disponibile. Infatti non vedo l'ora che arrivi il mio prossimo ordine, perché sono super super entusiasta e super voglioso di farvelo vedere, di farvi vedere cosa andrò ad aggiungere alla mia collezione, che vi farà fare sicuramente un salto di qualità altissimo. E infine, dopo avervi mostrato anche questo, voglio mostrarvi un pezzo extra che Marco mi ha inviato, perché ne abbiamo parlato. E mi ha fatto questa sorpresa. Non c'entra con Harry Potter, ma voglio farvelo vedere comunque. Si tratta di questo oggetto qui, che altro non è che un perno fermaporta. È un perno realizzato in legno di rovere. E ragazzi, sulla parte superiore abbiamo inciso a fuoco Hodor. Io lo trovo di una genialità pazzesca. Lo avevo visto tempo fa su Instagram e l'ho raccontato così a Marco un po' per ridere, e lui me l'ha realizzato e me l'ha inviato. Quindi ragazzi, le potenzialità sono praticamente infinite. Io adesso questo lo utilizzerò nella mia porta, nella porta di camera mia, e a me fa tantissimo ridere questa cosa di Hodor, che va naturalmente a ricollegarsi a Hold the Door. Lo trovo davvero fighissimo. È un oggetto semplicissimo, ma di effetto, che secondo me può essere anche un'idea regalo fantastica per un fan del Trono di Spade. È un oggetto semplice, in legno, naturale, realizzato a mano, che davvero fa la sua bellissima figura. Quindi mi raccomando ragazzi, andate subito a guardare la pagina Facebook e seguite su Instagram il Marchingegno, perché rimarrete davvero a bocca aperta. Ha anche realizzato una testa di Testral con un vero cranio. Ragazzi, spettacolare anche quella, andatela subito a guardare, a mettere un cuore su questa foto, perché voleva addirittura regalarmelo, ma io non l'ho voluto, perché è un pezzo unico e deve rimanere nelle sue mani, perché è davvero molto molto bello. E ragazzi, quindi io credo di avervi detto tutto. Sono super super contento di aver conosciuto Marco, lo ringrazio tantissimo per tutte queste cose stupende che mi ha inviato. La mano di Mina Lima probabilmente la
metterò all'interno del mio letto questa notte e ci dormirò assieme perché la cercavo davvero da tanto 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 tempo. Quindi ragazzi, mi raccomando, aggiungetela alla vostra collezione perché ne vale assolutamente la pena. E detto ciò, io vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità, soprattutto il prossimo video a tema il marchingegno. E ragazzi, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti. E io vi saluto e ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!